Ciao a tutti da Vittorio. Video importante perché ci sono degli aggiornamenti notevoli sulla vicenda Igli Tare. Come credo sapete tutti, se non lo sapete ve lo dico io, il contratto del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, scade il 30 giugno di quest'anno, per cui manca pochissimo, poco più di un mese alla terminazione, alla chiusura del contratto di Igli Tare con la Lazio. In passato non ci sono mai stati problemi per il rinnovo, rinnovo che però avveniva in anticipo, di solito a gennaio, prima della scadenza a giugno. E invece quest'anno non solo non c'è stato il rinnovo, ma praticamente Lotito e Tare non si sono mai seduti a tavolino per parlare di rinnovo. Lotito ha sempre messo in secondo piano la cosa, dicendo che con Tare il rapporto è splendido, non c'è bisogno di sedersi a tavolino, non ho mai cacciato Tare, eccetera, eccetera. E anche dalla stessa altra parte, da parte di Igli Tare, non c'è mai stato un momento in cui abbia mostrato disagio, non fosse convinto di restare alla Lazio. Fino a ieri, perché ieri Igli Tare per la prima volta ha parlato del suo futuro e ha parlato in modi diversi rispetto al solito. Prima molto convinto di restare alla Lazio, ieri invece ha fatto un discorso piuttosto particolare, ha parlato dei suoi 18 anni alla Lazio, del suo rapporto incredibile con la Lazio, però poi ha detto che si deve sedere in tavolo con Claudio Lotito e parlare del futuro perché la Lazio sarà sempre nel suo cuore, ma non è detto che resterà alla Lazio. E questa è un'apertura importante, soprattutto da una persona molto riservata e schiva come Igli Tare. Un'apertura importante perché per la prima volta Tare ha parlato di un futuro lontano da Roma, lontano dalla Lazio. Questo perché anche Lotito, insomma, non ha mai fatto passi in avanti verso il contratto e lo stesso Lotito, al Gran Gala del Calcio, ha, diciamo, schivato la domanda, mentre fino a poco tempo fa era sempre molto diretto dicendo che non c'erano problemi con Tare, Tare è una sua creatura, Tare è legatissimo alla Lazio. Per una volta ha schivato la domanda dicendo che il calciomercato non è ancora aperto, si finisce questa stagione e poi si discute del rinnovo. Capite che questo è una notizia importante perché rispetto al passato le dichiarazioni sono molto diverse. È evidente che qualcosa è cambiato, è evidente che Lotito e Tare non sono più convinti di proseguire insieme. Anzi, mi viene da dire che la separazione è quasi ufficiale, che i due hanno deciso di non andare avanti insieme. Sicuramente c'è lo zampino di Maurizio Sarri. Sappiamo che il rapporto fra Tare e Sarri non è mai stato fantastico. Ne ha parlato anche Tare ieri, dicendo che molte delle voci sono in realtà false, però ammettendo che qualche screzio, qualche diversità di veduta c'è stata fra l'allenatore e il direttore sportivo. E quindi, secondo me, Lotito ha capito che Sarri e Tare insieme non possono andare avanti. Il presidente della Lazio ci ha provato quest'anno a trovare una soluzione, non ci è riuscito e ha capito che proseguire insieme con i due è impossibile. Credo che dall'altra parte anche Tare abbia capito che non vale la pena continuare alla Lazio, non vale la pena per lui continuare in questa situazione e, essendo un tipo orgoglioso, vuole un progetto dove sia protagonista, dove non sia, tra virgolette, il servo dell'allenatore, ma sia lui a dirigere queste operazioni, a proporre nuovi intriganti, a proporre calciatori per la propria squadra, anziché subire le richieste dell'allenatore. E attenzione, perché a concludere questa notizia, questa vicenda, questa situazione, è arrivata un'altra notizia importantissima, perché l'Eintracht Frankfurt vorrebbe Igli Tare. Addirittura il club tedesco avrebbe offerto all'attuale direttore sportivo della Lazio 2 anni di contratto. Tare è interessato a questa offerta e attenzione, l'Eintracht già un paio di anni fa aveva presentato un'offerta a Igli Tare che all'epoca respinse perché voleva rimanere alla Lazio. Quindi è un interesse forte, un interesse che viene da tanto tempo. L'Eintracht ha seguito Tare per anni e adesso, vista la situazione, ha presentato un'offerta interessante per Igli Tare. Tare, ricordiamo che ha già giocato in Germania, quindi conosce l'ambiente tedesco, parla benissimo il tedesco e quindi potrebbe essere interessato a un'offerta del genere, soprattutto visto che dall'altra parte la Lazio non ha mai, e ripeto, mai offerto rinnovo di contratto a Tare. Però questa vicenda andava avanti e
Adesso sembra che finalmente le parti abbiano chiarito i dubbi e si andrà, credo verosimilmente nel prossimo mese, all'annuncio del fatto che Iglitare non proseguirà con la Lazio. Adesso la grande domanda è: ok, Tare va via, chi diventa il direttore sportivo della Lazio? Per un po' si è parlato di Giuntoli, io ripeto, Giuntoli, è vero, la vicenda Juventus è abbastanza complicata. Però io credo che Giuntoli voglia andare alla Juve, anche perché la Juve non è retrocessa come diceva qualcuno, l'anno prossimo riparte dagli stessi punti con tutte le altre squadre e quindi l'anno prossimo la Juventus può ambire a almeno tornare in Champions se non lottare per lo scudetto. E quindi Giuntoli sarebbe un obiettivo della Lazio, ma a mio avviso se lascia il Napoli va alla Juventus, non alla Lazio. C'è Fabiani, che è l'attuale responsabile settore giovanile della Lazio. Ecco, ripeto, l'ho detto più volte, non è un nome che mi fa impazzire, non è un direttore sportivo come vorrei io, ovvero con esperienza internazionale, con un gruppo di scouting importante, però vediamo, io spero che la Lazio sostituisca Tare con un nome importante. Si è parlato del direttore sportivo dell'Empoli, che ha fatto molto molto bene, ma è anche vero che se Giuntoli dovesse andare via dal Napoli, è a Corsi sarebbe il primo nome sulla lista del Napoli, per cui la Lazio si troverebbe in una competizione difficile per portarsi a casa il direttore sportivo dell'Empoli. Staremo a vedere, ma la notizia di oggi, secondo me importantissima, è che ormai siamo quasi all'ufficialità. Iglitare non sarà più il direttore sportivo della Lazio. Credo che da ora in poi Sarri avrà un potere importante per quanto riguarda il calciomercato della Lazio, sarà lui a fare le richieste e il direttore sportivo cercherà di accontentare Maurizio Sarri. Attenzione perché molti parlano di Sarri alla Ferguson, che è una stupidaggine. Perché una stupidaggine? Perché basta leggere il libro di Alex Ferguson, ovvero questo, molto bello, io lo sto leggendo. Ci sono anche pezzi in cui racconta della Lazio, per esempio la trattativa di Stam, eccetera. Bene, in questo libro, insomma, si capisce che Ferguson era un allenatore da ufficio, non andava in campo durante l'allenamento, mentre Sarri ha sempre ammesso che la cosa che gli piace di più è allenare durante la settimana, stare in campo durante l'allenamento. Per cui capite che quando leggete che Sarri vuole diventare un allenatore alla Ferguson, è una cosa sbagliata. Semplicemente Sarri vuole avere voce capitolo nel mercato. Sarri dice alla Lazio serve un difensore alla Valeri, diciamo un terzino alla Valeri, e il direttore sportivo deve provare a prendere Valeri o giocatori con caratteristiche simili. Non è come succedeva prima, ovvero Tare decideva che alla Lazio serviva un esterno d'attacco quando la Lazio giocava al 3-5-2, oppure Tare andava a prendere Gioni convinto che si potesse adattare al 3-5-2 di Inzaghi. No. Sarri vuole poter indicare gli obiettivi di mercato, poi il direttore sportivo deve essere bravo a prenderli o trovare sostituti simili con caratteristiche simili a quelli richiesti da Maurizio Sarri. È questo che vuole Sarri, non vuole diventare un allenatore alla Ferguson, vuole allenare durante la settimana, ma avere voce capitolo in fase di calciomercato, che è un po' quello che hanno praticamente tutti gli allenatori, tranne alla Lazio dove Iglitare decideva tutto lui, ma dall'anno prossimo non sarà più così perché ormai è evidente che Tare non sarà più il direttore sportivo della Lazio. E tu che ne dici? Scrivimi, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace perché così YouTube ti suggerirà nuovi miei video e mi aiuterai anche a crescere il canale. Grazie.